per loro nel BNB Challenge, in prima gara per loro quest'anno. Attenzione al gruppo che sta per arrivare al cospetto del mostiere del terzo millennio. C'è un kart capo, intanto si parte, partenza buona con Volpi che va subito al comando e fuori, vediamo se riesce a ripartire il Ricciardo. Ancora problemi per Alex Gnecchi. Il Ricciardo si muove comunque, il Ricciardo è quello di Filippo Ziccardi con numero 410 al comando Volpi davanti a Luca Vanzetto, il capo classifica Alessandro Gnacchi è ancora in difficoltà, il vincitore della gara di Jesolo, alto esperimento della Modena Car Service, Andrea Moretti a 44 punti, non si è ancora presentato né oggi né all'Happy Valley, quindi vedremo questo BNB Challenge che è nel primo anno un po' di sperimentazione e ci sta dando dei risultati davvero, sta dando dei risultati davvero un po' sorprendenti nel senso positivo. Intanto Luca Vanzetto è andato al sorpasso del pettine, ha superato Ricky Volpi, quindi si trova al comando Luca Vanzetto. Vediamo se Livraghi saprà approfittare della battuta d'arresto dell'apparente momentanea battuta d'arresto di Gnecchi. Sì, Livraghi va subito all'attacco di Volpi e così al coltello si porta in seconda posizione. Volpi sta cedendo, no, perché Volpi poi resiste molto bene e si riporta secondo, quindi rilancia su Livraghi. Vasco Dozza 411 con il kart Republic si trova in 12ª posizione. Chiudiamo un nuovo giro, anche qui 14 minuti più un giro a distanza della gara. La novità di questa gara, soprattutto lo stavamo presentando, è quella di Damiano Puccetti, vincitore della finale 100 internazionale Easy 100 lo scorso anno. Puccetti debutta con il numero 425 nel BNB Challenge. Vanzetto al comando, secondo è ritornato Mattia Livraghi, qui vediamo il 425 invece proprio Damiano Puccetti che ha alle spalle anche di Andrea Procino in gara con il 452 e quindi il colorazione Ricciardo Carte. Procino attacca sopra Volpi nella S, quindi sorprendente azione di Procino su Volpi che va quindi a perdere una posizione momentaneamente, mentre Livraghi ha confermato il suo sorpasso Procino poi ha rilanciato le pettine, quindi si ritrova in terza posizione. Gnecchi intanto stacca il giro veloce Gnecchi con 417, undicesimo, 49, 996, velocissimo Gnecchi, ce lo conferma la grafica. Livraghi è pronto ad attaccare Vanzetto, mentre il Ricciardo di Filippo Ziccardi, numero 410, si è dovuto fermare definitivamente. Intanto vediamo se Livraghi fa il sorpasso dove si farà il sorpasso forse decisivo. Gnecchi è molto arretrato, adesso spalle c'è solo il numero 411 del Kronosen Team Vasco Dozza, mentre Ziccardi ancora una volta ha risolto i problemi al suo motore BMW ed è riuscito comunque a restare in gara. Vanzetto al comando, anzi Livraghi è attaccato e superato da Volpi. Quarto Andrea Procino, Damiano Puccetti non è passato, è lui che è rimasto fermo, non lo vediamo sul tracciato, è fermo, eccolo là, vediamo adesso il suo kart, questa volta c'è il ritiro, Puccetti e KO subito dopo il sali e scendi. Brutto colpo di scena, peccato che Puccetti stava andando veramente molto bene, quindi questo è il primo vero ritiro della gara. Damiano Puccetti, se Ziccardi resta in pista, potrà guadagnare una posizione e quindi avere una classifica migliore. 19 piloti in classifica, oggi sicuramente aumenteranno. Eccolo che passa Ziccardi, guadagna così la 12ª posizione. Siamo a 9 minuti e 45 secondi dal termine. Il quintetto di testa era chiuso in un secondo e 896, 1.440, un secondo e 4.40 tra il primo e il 418 Vanzetto e il 409 Jacopo Fossati, con il nuovo autore del giro veloce Mattia Livraghi. In 49.726 Livraghi prova l'attacco sempre al coltello, è quello il punto di forza del milanese, mentre Gnecchi deve cercare a tutti i costi di risalire la china
più che può. Cristina Fottia con il numero 484 e Cristina è in gara con la guida del Birellart e in questo momento è addirittura in sesta posizione. Positiva la prova della Amazon del B&B Challenge. Livraga intanto attacca all'interno, Vanzetto lo sorprende alla seconda del petti del Livraga, si porta al comando a 5 punti di ritardo nei confronti di Gnecchi, ma oggi ci sono addirittura 13 punti di coefficiente, tutti in zona punti, basta arrivare alla fine, forse lo sarà anche Damiano Puccetti. Eccoci al coltello con Procino che ha superato Vanzetto, Vanzetto che ora è sceso in quarta posizione, vediamo se la freccia rossa, sì, Vanzetto lo spara di Volpi, quindi cambia completamente il contesto di questo, di questa finale del B&B Challenge con i due ragazzi del Modena Kart Service che subiscono per il momento l'azione di Livraghi e di Vanzetto. 8 minuti alla conclusione, quindi la gara è ancora abbastanza lunga, abbiamo sparato solo le prime cartucce e il Vanzetto in difficoltà, Vanzetto in difficoltà, raggiunto, infatti abbiamo visto affiancato dal 409 Fossati da una parte e dal 484 Cristina Fottia dall'altra. Eccoci al coltello, l'attacco decisivo di Andrea Procino, Procino supera Livraghi, no non ce la fa, che poi Procino esce troppo lentamente, risultato Livraghi torna a comando, addirittura anche Riccardo Volpi ne approfitta per riportarsi in seconda posizione. Poi vediamo che c'è il Cristina Fottia, Cristina Fottia che sta uscendo alla distanza, il pettine ancora schermaglie tra Procino e Volpi, Livraghi deve approfittarne per scrollarsi di dosso la scomodissima compagnia, mentre ha il grinta Alex Gnecchi col 417 e nono è riuscito a raggiungere e superare il 407 Leonardo Longoni, anzi anche Jacopo Fossati non è transitato, sì, Fossati è precipitato in nona posizione, superato da Jacopo Carta, da Massironi e anche da Alex Gnecchi. E il grinta è ora ottavo, certo che lui ottavo e Livraghi là davanti al comando. Vabbè, se la vi, siamo a 6 minuti e 45 secondi dalla conclusione, Livraghi, quindi una gara abbastanza lunga, anche se a tempo. Con un Livraghi sicuramente in forma in questo weekend, sarà sicuramente in grado di recuperare la parziale battuta d'arresto di Alex Gnecchi. Vediamo il grinta dove passa. Oh già, è già ottavo, è il grinta alla ricerca del numero 419 Marco Massironi alla guida del Tony Kart. Volpi intanto, a proposito di Tony Kart, è l'autore del nuovo giro veloce della gara in 49.582 Riccardo Volpi. Livraghi intanto ha portato a 540 millesimi di vantaggio nei confronti del Ricciardo di Andrea Procino. Ecco la grafica che ci conferma il giro veloce di Volpi. Intanto sta andando veramente bene Cristina Fottia col 484, è quarta in classifica generale, mentre Jacopo Carta ha superato Vanzetto. Vanzetto evidentemente è in difficoltà. Piantere blu chiaramente per Filippo Ziccardi, che pur veloce che stia andando non può esserlo tanto quanto i suoi seguitori. Ancora giro veloce, vediamo se la grafica ci va a confermare il giro veloce. Intanto Vasco Dozza risale il 411, giro veloce di Luca Vanzetto 49.368. Inspiegabilmente Vanzetto ha risolto i suoi problemi, mentre abbiamo visto dalla nostra postazione un dritto fenomenale, ma evidentemente è mancata la trazione. E un Ricciardo, questi sono i colori che vediamo dalla nostra postazione. Qui c'è un altro Ricciardo, quello di Filippo Ziccardi, che va al, eccolo, 432, abbiamo visto bene, Jacopo Carta, un dritto al coltello contro le barriere per Jacopo Carta.
Siamo a 4 minuti e mezzo dalla conclusione, ecco il terzetto di testa, Livrei, Pulcino, Volpi, peccato per Carta che era giusto alle spalle di Cristina Fottia, guadagnano tutti una posizione, anche Ziccardi nel prossimo passaggio, quindi ha fatto bene a restare in pista. Qui c'è Livraghi che per il momento sta resiste e gestisce bene il suo vantaggio di poco meno di mezzo secondo nei confronti, però a proposito di Ricciardo, di Andrea Procino. Riccardo Volpi terzo, vediamo Vanzetto, Vanzetto quinto, alle sue spalle c'è Alex Gnecchi e il Grinta e questo potrebbe essere un'alleanza importante, anche se andare a prendere Cristina Fottia non sarà sicuramente cosa semplice. Meno di 4 minuti alla conclusione del passaggio sul traguardo, Livraghi a 361 millesimi su Procino, ecco Vanzetto che cerca Ema, ormai stanno girando esattamente come prima, ha fatto un giro veloce, è stato un po' poco più di un fuoco di paglia, intanto Ziccardi passa sul traguardo e conquista così l'undicesima posizione. Attenzione perché Jacopo Fossati col 409 non è transitato, aveva delle, lo abbiamo visto, con delle difficoltà nei giri precedenti. Ecco il terzetto di testa, si sta andando a pacco con Cristina Fottia che osserva da lontano per evitare di essere coinvolta in episodi svantaggiosi almeno per la sua posizione di gara. Jacopo Fossati purtroppo è fuori, numero 409, ritirato anche lui. Terzetto di testa che passa in questo momento con Volpi che ha superato Procino e li ha raggiunti Cristina Fottia. Ecco il quartetto, Cristina Fottia sta per andare ad attaccare Andrea Procino. Intanto Ziccardi farà sua la top 10 in virtù dei ritiri, eccoci al coltello, Cristina Fottia sta uscendo la distanza, 484 il numero di gara del Birelart che ora è alle spalle del Ricciardo di Andrea Procino. Livraghi si ritrova a duellare con Riccardo Volpi. Ancora una volta sia Livraghi che Volpi sarebbero dei nuovi vincitori, ha vinto Andrea Moretti nella gara di apertura di Jesolo, a Cervia Alex Gnecchi e il Grinta difficilmente oggi potrà, intanto vediamo fermo le quadrature per il numero 410, oh è fermo che Ziccardi, peccato, fuori anche Filippo Ziccardi quando poteva guadagnare due posizioni, invece si ritrova fermo in dodicesima posizione e quindi Leonardo Longoni col 407 è il nono e ultimo in gara, lo vediamo in difficoltà però Longoni con il suo Kubica. Qua c'è l'attacco di Volpi, Volpi attacca all'interno Livraghi, sta per sopraggiungere ancora una volta Procino e poi c'è Cristina Fottia. Comunque vada, chiunque sarà il vincitore, uno di questi quattro sarà un nuovo vincitore in questa terza gara della B&B Challenge. Intanto esce piano Livraghi dalla terza del pettine, un errore evidentemente, ne approfitta Andrea Procino, ha provato ad attaccare anche Cristina Fottia, poi Livraghi però ha chiuso la traiettoria, 1 minuto e 24 secondi, Volpi, Procino, Livraghi, Cristina Fottia, poi la coppia 418 Vanzetto, 417 Alex Gnecchi e il Grinta, il Tony 419 di Massironi e il Carta Republic 411 di Vasco Dozza. Longoni lo avevamo visto in difficoltà prima e probabilmente ora è addirittura, ha già preso anzitempo la via del parco chiuso con il suo Kubica. Concentriamoci sull'arrivo finale perché i primi sei si stanno compattando, siamo e abbiamo ancora sicuramente tre giri. Infatti mentre c'è una penalità, no c'è una bandiera bianconera, diciamo 40 secondi, quindi dovranno sostenere questo giro più uno. Eccoci, 33 secondi nel passaggio sul traguardo, Volpi al comando, ha fatto il vuoto mentre c'è Alex Gnecchi e Grinta che provano ad attaccare e superare Luca Vanzetto, Vasco Dozza alla caccia della settima posizione di Marco Massironi. Due giri per andare a risolvere tutte queste situazioni. Ecco intanto il pettine, il punto di forza oggi di Livraghi, lo abbiamo visto, mentre Cristina Fottia sorprende tutti e si porta in seconda posizione. Nel più classico tra i due litiganti il terzo gode, la contesa tra Livraghi e Procino sta proiettando Cristina Fottia in seconda posizione, vediamo se durerà. Dozza alla caccia di Massironi per la settima posizione, pannello dell'ultimo giro con Essi e perdono terreno Procino, Livraghi, il Riccardo Volpi sta per
propone come maggior candidato alla vittoria. Cristina Fottia, ottima la sua seconda posizione, Procino terzo, Livraghi quarto, Gnecchi non riesce ad attaccare e superare Luca Vanzetto. Accompagniamo questo ultimo giro Riccardo Volpi, il suo Tony Kart della Modena Kart Service di Massimo Sorci. Sorci che sta, pur cambiando i piloti, si sta proponendo in questo B&B Challenge come uno dei team con una presenza più assidua. Riccardo Volpi, entriamo le pettine, corica molto il suo Tony, alza la posteriore interna, lo fa la stessa cosa nella seconda le pettine, Cristina Fottia alle sue spalle, eccoci con la bandiera a scacchi ed è voilà, sala, vince Riccardo Volpi, ottima seconda Cristina Fottia, terzo Andrea Procino, va bene Agnecchi che è sesto, si ritrova con un Livraghi in quarta posizione, quinto Luca Vanzetto, poi settimo Marco Massironi perché il Vasco Dozza non è riuscito nella sua rincorsa. Il giro veloce rimane quello fatto segnare da Luca Vanzetto in 49 e 368.